Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo videozzo e parte conclusiva della serie, con un totale forse di 7-8 parti. Ho perso il conto, ma forse saranno 7 in tutto. Ad ogni modo è stata diciamo una serie dalle poche parti, forse, meno di Tomb Raider, sicuramente Tomb Raider 1, ma intensa o almeno credo carina. Niente, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a vedere dove dovevamo andare avanti praticamente. E io praticamente devo tornare indietro. Ora vi faccio vedere, cioè dobbiamo tornare indietro. Ecco, per questa stanza del. Dove eravamo praticamente. No, quest'altro triangolo allora, ok. Perché sono due triangoli, sono un po' diversi. Mi ero imbrogliata praticamente da dove siamo scesi dopo che abbiamo fatto fuori il licantropo. Per il semplice motivo che tecnicamente lì c'era una porta che io ho snobbato e non ho visto. Dal momento che di solito faccio una durata, diciamo, di 30 minuti di video, qui non so se durerò un po' in più o un po' in meno, dipende perché, come vi ho detto, mi sono resa conto che sarà la parte finale del gioco. Diciamo, si sveleranno un po' di arcani misteri ed altarini riguardo questa storia un poco intrigante, un po' tutta, diciamo, contorta, che se non avete capito, perché diciamo che questo gioco più che altro va capito vedendo anche l'OAV, perché c'è anche un OAV, cioè un film d'animazione di questo gioco. Diciamo che andrebbe visto anche quello. 2, 3. Ma perché fai una combo di 3? Praticamente deve essere. Per essere capito, deve essere visto anche il cartone animato, ma anche io conobbi questo, diciamo, gioco prima e poi attraverso questo gioco capì e appresi che c'era praticamente una. Il planetario is turned on. Sì, perché probabilmente ci dovrebbe stare una stanza dove. Ma qui non c'è niente. Dove. Come si dice? Era tutto buio e cadendo da lì praticamente si poteva giungere qui. Però è la stessa cosa perché dovevamo comunque cadere e poi ritornarci allo scopo di. Praticamente accendere appunto il planetario e mostrarci la retta via. Solo che questa porta ora devo ben vedere. Deve stare per forza qui, cioè, infatti, eccola qua. Deve stare per forza qui, mi sa. O qui è da dove siamo venuti. Ve l'ho detto, qui non ci sarà mai. Ah, ok, molto bene. Ma io mo. Devo stare attenta, ecco, se fossimo venuti prima qui, questa zona era tutta scura e non avremmo potuto praticamente vedere la strada, la retta via che ci avrebbe portato a questa chiave da prendere, che è Gold Plate, quindi la chiave dorata. Cadiamo direttamente giù, non scapizzandoci a differenza di Lara. E vabbè, ritornando qui e io come la babbiona che continua ad andare verso il planetario, cosa che non ci serve. Bensì, dobbiamo tornare indietro e con questa chiave dovremmo riuscire a sbloccare quella porta. Quella porta che nel precedente gameplay, con la chiusura del precedente gameplay, della precedente parte, pensavo. Che si potesse sbloccare, ecco, un attimino no, stava andando bene. Cioè, pensavo che dovessimo andare di là, nelle zone non, diciamo, esplorate. Per cui, dovremmo riuscire a sbloccare ora con questa ennesima, diciamo, piastrella, ecco, con questa ennesima carta, la porta di prima.
del precedente gameplay. Comunque, nel caso poi alla fine vi spiegherò anche, credo, tra i titoli di coda un po' che cosa è successo, perché io avendo visto anche il cartone animato, il film d'animazione, ecco, di questo gioco, ho capito meglio la storia, perché giocandolo così sembra come se mancasse qualcosa tecnicamente, che va ad essere completato guardando appunto il film d'animazione. Quindi, avendolo visto, però lo ricordo, cioè la storia è quella anche del cartone animato, non è che cambia più di tanto. Allora riesco a capacitarmi, cioè a spiegarvi, ecco. No, è ancora chiusa. E dove la devo mettere ora questa chiave? Deactivate security system. A me l'unica parte dove mi viene del sistema di sicurezza è sicuramente la porta dell'amico Fritz qua, appunto. Ehi! Il problema è che... Ah! Ho visto la morte con gli occhi, no, sto scherzando. Qui dove vado? L'unica parte che mi viene in mente del sistema di sicurezza è quel corridoio, se ricordate, dove feci una figura di grandissimo escremento in cui mi uccise sia il cubo e ecco qua. L'unica parte dove mi viene è proprio questa. Vediamo un po'. L'unica parte che mi viene in mente del sistema di sicurezza. Non saprei oltre. Altrimenti, insomma. Non è che va inserita qui, perché ci sono diversi terminali. It's asking us for a password. Think of a word that fits in the blanks. Dampiel is the middle ground between vampire and mankind. Quindi dobbiamo scrivere Dampiel. However, we could read it as vampire reigns over mankind to complete the sentence. Quindi dice Dampiel. C'è una penna, pardon. Se non mi ricordo, Vampire Reigns Over Mankind, cioè sul genere umano, regna sul genere umano oppure Dampiels. Perché, beh, genere umano e vampiro, il meticcio, diciamo così, è il Dampiel. Per cui, quale? Salviamo. Proviamo Dampiel. No, it's a trap, oddio. E noi invece siamo furbi e facciamo così, quindi Reigns over Man. Oh, ah, bene, quindi avevo. Ok, plate fits in the left slot. Quindi abbiamo messo da una parte la carta, diciamo, silver, quindi argentata, e da una parte quella d'oro, ecco. Ok, sono state sbloccate più, diciamo, porte. E ora il monitor ci mostrerà quali ha sbloccato. Quelle del primo piano, quelle del secondo piano, quelle che non siamo andate proprio perché erano già sbloccate, e questa dove io volevo andare. Credo che andando in quelle zone degli altri piani andiamo solo a recuperare degli oggetti e direi che non ci serve. Ah, dice che pensava che avrebbe sbloccato tutte le porte, però ci sono dei posti dove ancora non possiamo entrare. Però ho trovato un passaggio segreto. Ah, dietro il... Allora, ma me lo scrivo, perché sennò mi scordo. Perché sono un po' scordarella ultimamente. Dietro il... nella main hall... dietro il quadro, ecco, di Carmila. Ma non ho idea di come si entri. Quindi diciamo che per chi vuole ci sono anche queste zone un po' secondarie, ecco, da fare, ecco, diciamo così. Ora sì, anche che non la finisco con questa parte, ma ce ne vuole un'altra. Ora sì, anche che dico una baggianata. Però tecnicamente andando in quella porta che ha sbloccato questo piano dovrebbe finire. E vorrei quasi quasi concluderla, così posso... E dove sei, Mo? Leila? No, devo andare a salvare Leila, raga. Andrai a salvarla, mi continui a sorprendere.
Ragamo, secondo te voi dov'è? Secondo te? Hurry! Sbrigati. Ma mi fai vedere dov'è? Si vedono dei monitor. Non mi ricordo, raghi. Ma Carmila, cioè tu mi rompi le maronzi, io devo andare a salvare Leila. Welcome to my castle. Benvenuta al mio castello, io sono Elizabeth Bertley Carmila. Salvo, You scusa. can't be. Non puoi essere. Carmilla was Carmila è stata destroyed by the distrutta Vampire dal King re dei thousands of years vampiri 1000 anni fa. Ah. Come dici? That is where you are wrong. E lì Many ti sbagli, vampires were molti jealous of my vampiri erano glory, gelosi and della had a mia gloria splendid kind of e rumor. quindi hanno, diciamo, cosparso So, questo what do you rumore, want from questa me? notizia, ecco, questo rumor. E quindi che I vuoi? invited Meyer Link to lend him a Vabbè, ho hand. invitato I Meyer Link want a you to darmi una leave him mano, alone. quindi voglio che li lasci soli. I do not Non understand. capisco, qual è il What tuo is your motivo, motive, Carmila? Carmilla? I'll leave that up to your imagination. Te lo lascio But alla if tua you are going to intervene immaginazione. between those two, Ma se vuoi you'll need to intervenire tra face quei me due, first. devi Do prima you really think combattere the contro pathetic di me. sword can harm Credi me? che la tua, patetica spada mi possa far male? E io mi sa che tu mi uccidi più tu. Quindi niente, dice, non puoi far male Carmila con solo la tua spada, dal momento che è solo uno spirito. You need to repulse her attack. Hai bisogno di respingere il suo attacco. E ora qui viene il difficile, perché come si respinge il suo attacco? Credo sempre attaccando al momento giusto. Ora vedremo, salvo a Gogo, perché mi sa che mi ucciderà male. Questa parte era difficilina. Ora o così mi viene in mente, o attaccando. Vediamo se Cirque ci butta. Infatti, devo andare vicino a queste orb. Ops, però sono andate via. No! Rifacciamo di nuovo! è un po' difficilino, raghi. Perché come vedete, mi attacca e poi è un po' difficile. Usiamo qui, ok. No, vabbè, inutile perché mi sa che non posso fare niente nemmeno con la mano Federica, amica. Praticamente questi. Ah! Vabbè, però Carmila, dai! Mi buttaste palle! Il problema sorge quando mi butta queste cose, perché se riuscissi, vedete, cioè, non prende nemmeno, diciamo, la mira, cioè se io non prendo la mira che glielo lancio contro. Cioè, vedete, ed è veramente difficile, però io cercherò perché sono a buon punto, cacchiarola, che dolore. Questo diciamo che allora forse farò il buon finale, mi pare, oppure no, perché mi pare che si batte due volte Carmila. Se si fa il buon finale, diciamo così, io salvo, non me ne vogliate a male, ma è veramente difficilina questa bastard. Infatti qui era quello con cui avevo più difficoltà quando ero piccola, però tecnicamente non è niente di che. No, cacchio, gliene avevo mandati tanti. Questo sarebbe stato il colpo finale, mi sa. Ora sprecherò tutte le pozioni. Yeah! Però non è giusto che mi fai male con questa roba. Cioè, tu hai 3 milioni di armi a disposizione. Questo non è molto valida come cosa. Ok.
ragazzi miei. Eh no, purtroppo anche se usi Wooden Dart, se non ci sono... Cioè, vedete dove me le lancia? Oh, ce ne sono due, vai, ne ha prese due. Perché praticamente più gliene mandate, più si fa male. Se avete visto, io ne ho mandate due, gli ho fatto un bellissimo danno. Il problema è che è difficile, cioè io non posso colpirlo a cacchi e poi la palla si indirizza, diciamo, la sfera si indirizza verso Carmila, ma bensì va verso il muro, cioè dovete prendere anche la mira. Io faccio continui save. Ma com'è possibile che non mi ha preso? Non ti ha preso il brutto bastard? Mo ti fai male però. Ehi! Che poi tra l'altro potrei usare anche, mi pare, l'elemental stone. Per ristorare il potere, per ridare potere a, alla mano amica. Ma invece no, a quanto pare abbiamo scherzato. Ah sì, si è fatta un potere sotto. Io pensavo che la dava tutta, a quanto pare ho sbagliato. No, io salvo veramente, sto facendo la salvona, però... Cioè, sono da capire. Ricarico, va. Mi metto già qua. Per fare un po' presto, diciamo. Se no faccio una parte 30 minuti solo per battere Carmila. Yeee! Yeah! Fregati, fregati. Fregati. Ti tiri, ti tiri. Che mi posso curare. Sì. Usiamo anche un po'. Tanto ormai il gioco è finito, per cui... Cioè, o almeno quasi. Ne ha buttati altri. Fregati! Li posso parare, cacchio. Prima perché non me li hai parati, scusa. Scusi, perché non me l'hai parate prima? Ehi. Ma mo mi butti solo questi, le palle non me le butti più, scusa. Dai. Ah, fatemi salvare, raghi, veramente. Ho fatto un disastro. Lo chiamerò il disastroso... Ma che mi butti? C'è le lame. Eh no, dai, però così non si può fare. Non si può fare. Sei morta finalmente, finalmente. I am the champions. Scassona. Beh, ammetto che sei abbastanza forte per sconfiggermi, ma non fraintendere, questo è solo l'inizio. Questa bastard. In tutto ciò io. È difficile credere che Carmila sia viva. Ma se la vera Carmila non sarà molto facile da combattere. Vabbè, non ci interessa. Mi puoi dire in che parte era Leila, praticamente, che stava mostrando lo schermo? Fammi vedere, grazie, dimmelo perché non mi ricordo. Perché non mi ricordo Vera Monte. In questa parte mi stavano facendo infervorare. There are six passageways near the elevators. Ah, dice che sta giù nel sottopassaggio e ci sono un sacco di passaggi, cioè tra cui c'è
La stanza quella bianca? Eh no, vabbè, non ce ne frega, vabbè, salviamo. Di nuovo, tanto per cambiare. E andiamo a salvare Leila, perché sinceramente spero di riuscire a fare il buon finale. E quindi per fare il buon finale comunque dobbiamo salvare Leila senza, diciamo, lasciarla andare. Altrimenti ci schiatta Leila. E dopo sono cavoli. No, levati! E levate! Tacci tua! Per una volta sono io ad aver schivato te! Anche se ci siamo dati il favore a vicenda, ecco. A vicenda il favore, stavo dicendo. Mamma mia. Sta venendo da farmi la pernacchia da sola, sì. Quindi ha detto, dovrebbe essere la... Diciamo che ci sono un sacco di modi per arrivarci, però dovrebbe essere l'ascensore bianca. Così ho letto, mi è parso di vedere in sfuggita, po'. Di sfuggita. Scusate, la stanza bianca non è quella. La stanza, cioè, the elevator, the white elevator non è quella. Altrimenti vado a vedere un attimino. E ci ha portato qui. Ragazzi, se la troviamo morta. Ma questa è la mappa del livello 1. Cioè io dove sono, cacchiarola? Io sono qui. Potevano segnarmelo sulla mappa dove dovevo andare, però. Un attimo e subito ritorno. E Ariek c'è. Praticamente vi troverete tagliato. Perché non mi trovavo per, diciamo, la zona dove ero andata. Diciamo che ora incominciano ancora più lacune, per il semplice motivo che siamo alla fine comunque quasi, o quasi forse, non mi ricordo sinceramente, perché c'è un po' da fare ancora, cioè nel vedere le nuove aree pensavo che sbloccasse solo questa e che il resto non ci serviva, non ci servisse. Invece a quanto pare forse mi sbaglio. Ora cerchiamo di salvare Leila e vediamo un po' fin dove arrivo. Nel caso, come sempre, che è troppo lunga la parte, taglio a go-go, oppure taglio e dico come sempre continua, no? Come faccio sempre. Ora questa porta dovrebbe essere aperta. Vediamo se Leila è di qui. Perché io volevo andare di qui. Dicevo, infatti, quella bianca, sì. Le scale sono bianche, quindi forse dovrei andare bene. Oh, blood pill che ne abbiamo consumate un po'. E dai. E vediamo di salvare Leila. Perché Leila ha salvato noi. Noi l'abbiamo salvata più volte, però non possiamo lasciarla morire e vedere un compagno in difficoltà. Diciamo, vederlo morire, no? E che diamine, è peccata. Anche perché sono sbloccate tutte quelle zone, credo che ci sarà un po' da fare. Io pensavo di averla finita, invece, cioè di aver finito, invece sembra di no. Questa zona infatti, vedete, è tutta nuova, non ci siamo mai andati. È l'arma di Leila. Sbrigati, Leila è in pericolo. Questi bastardi! Guardi che vi faccio lo mazzo. Dov'è Leila? Dov'è? Sei qui? Ma arrivo che me l'hanno già squartata, tipo. O forse no. Ah, eccoci. Ehi, sono qui. Ehi! Venite a prendermi. Spero che tu non ti sia fatta niente, sennò ti picchio. Cioè, perché hai buttato l'arma lì? Cioè, dimmi.
No, una blood pill è meglio che la uso. Sono 3-4 colpi anche a questi. Tacci tua! Perché infatti in questa zona non c'eravamo mai andati. Purple Gem. Ah, infatti, io dicevo, ci mancava quella parte dove abbiamo bisogno di due gemme, di due orb che avevamo visto nella parte di Leila. Quindi dobbiamo fare ancora tutta quella parte. Siamo vicini alla fine, ma non è proprio la fine. Infatti, dicevo, ma che dobbiamo evitare quella parte? Io poi me l'ero dimenticata. Che è successo? E dopo che te ne sei andato, ho visto Charlotte girando senza senno. Stavo cercando di proteggerla, ma una serie di mostri mi ha attaccata. Where is Charlotte? Dov'è Charlotte? I was too preoccupied saving Ero myself troppo preoccupata a salvare before me I knew it, she was stessa gone. prima che ho realizzato che se n'è andata, cioè è scomparsa. Che What is this? cos'è questo? Somebody has been repairing an old shuttle here. Qualcuno si è messo a riparare una vecchia That's what aeronave he meant by the spaziale. journey. E quindi questo era ciò che intendevano sia Charlotte che l'altro per il Ouch! viaggio. No, Leila, non ci Are abbandonare. you all right? Stai tutto, stai bene? Dee, I need to Dio, ho rest bisogno you for a while. di riposarmi per un Please po', find Charlotte. per piacere. Trova Charlotte, per Okay. piacere. Ok. Here, take it. Tieni, prendilo. My gun. La mia arma, Thank you. grazie. Niente, Leila, sei sicuro che non vuoi una pozione? Don't worry about me, non preoccuparti. Per piacere, trova Charlotte. Don't die on me, come si suol dire in inglese, non mi morire. Un attimo solo. Che cerco di fare mente locale. Allora, vediamo un po' queste zone. Allora, qui è da dove siamo arrivati, giusto? Oppure proprio qui? Perché avevo fatto il corridoietto dove c'era l'arma di Leila. Qua infatti torniamo indietro, io volevo vedere più che altro come mappa se qui dove cacchio siamo ora. Siamo qui, B1. Però volevo vedere più che altro giù dov'è Leila, se ci sono altre porte da esplorare. Perché abbiamo preso Purple Gem, ma ci servirebbe, se mi ricordo bene i colori, quella verde. Qui dobbiamo andare ad esplorare quelle zone che abbiamo aperto tecnicamente. Unica solution. Quindi vabbè, registro e poi vedo fin dove arrivo e come vi ho detto vi spezzetto senza prob. Io sono qui, no, praticamente le zone sono solo queste. Quindi niente, devo tornare veramente indietro e... No, ma perché ti sei messo tu? Ah! È perché sto facendo un po' di confusione. Tanto per cambiare, pardon. Veramente ci sono delle lacune impressionanti per questo gioco. Però cercherò di far sì che sia comunque scorrevole come ho fatto finora. Ora veramente mi trovo un po' spaesata, però l'unica cosa da fare è sicuramente andare nelle zone degli altri piani sbloccati. Anche perché ha detto che c'è un modo per andare dietro il quadro di Carmila, la nostra mano Federica amica, per cui mi sa che dovremmo andare anche lì dietro. Allora, noi ricapitolando. In quelle zone lì del primo piano dobbiamo ancora andare, pure del secondo. Del B2 non credo sia necessario, almeno spero. E del terzo piano ci siamo già andati. Quindi dobbiamo andare tecnicamente al primo piano e vedere un po' di quelle zone. Anche perché io al primo piano, ma perché l'Elemental Stone? Anche perché io al primo piano... dimenticai, diciamo, di andare mi pare nella zona sinistra, ma comunque ci devono stare delle nuove zone, ecco, dove non potevamo comunque ancora andare.
Perché la nostra Federica, ma non amica, ci ha parlato molto chiaro. Quindi andiamo in questa sala principale e andiamo a scovare, diciamo, queste aree, scendendo di nuovo nella main hall dell'inizio del gioco, attraverso la stanza, cioè attraverso l'ascensore, che io pensavo fosse questa bianca, ma vi troverete un taglio subito dopo la storia, con la mano vicino al computer che ci dice dove, perché avevo sbagliato e mi stavo dilungando troppo la strada ed inutilmente. È perché vedete, uno a vederla bianca diceva vabbè, questa sarà la stanza bianca, e invece velocizziamo un pochino. F1, io dove mi trovo ora? Non dovrei essere nell'F1. Non ho capito perché i tasti direzionali non mi funzionano. Ah, questa parte, sono qui. Solo che quello mi ha sbloccato le cose del primo piano. Io pensavo che il primo piano fosse questo. Invece sembra di no. Ah, ragazzi, questa parte è un poco sfigata, eh? Nel caso, abbiate pietà, abbiate pazienza, vi farò un altro taglio per vedere di sistemare questa cosa qui. Perché è veramente strana. Sarà che si sono un attimo, diciamo, andate a farsi friggere i comandi dal pannello di controllo dell'emulatore PSX. E ogni tanto me lo fa questo problema mentre sto giocando e devo un attimo andare a rimetterli. Anche se mi funzionano questi altri qua dell'analogico. Diciamo che... Ah! Risucchiare. E vediamo di andare in questa stanza, che tra l'altro ci posso cadere oppure non cado, perché altrimenti... Flash bomb. Cioè, io dovrei zompare da qui a lì. Ma siete sicuri? E zompa. Perché? Se avevi zompato così bene. Perché qui mi sa che posso trovare qualcosa. Perché mi cadi di... Non mi cadere, please. È un po' difficile, raghi. Te pareva. Ora, perché se mi cadresti ora saresti veramente un bastardo. Oh, Key of the Music Box. Quindi dobbiamo fare un altro enigma. Cioè, io queste cose da piccola, veramente, raghi, è una cosa impressionante. Io le sapevo tutte a memoria. Ora ho dimenticato il mondo. Aia. Dovevo andare lì su.
Quindi ricarico. Ah, perché voglio saltare con cerchio? Vi troverete 3000 tagli, raghi. Quindi vi troverete 3000 tagli. Qui key music box, quindi la chiave per un carillon. Però ecco, queste cose, raga, è una cosa impressionante perché io le ricordavo a memoria, veramente. Saltiamo, cioè salviamo, perché devo fare di nuovo il salto miracoloso. Ok, quindi ho fatto bene a passare di qui. Praticamente, allora dobbiamo, prima di concludere il game, dobbiamo vedere queste zone un po', diciamo, di nuovo dell'inizio, perché come avete visto si sono sbloccate. Ecco, questa parte non me la ricordavo, pensavo direttamente che dovessimo andare nella zona, quella là, diciamo, dove io volevo andare nel gameplay precedente, che si era sbloccata, e che andassimo verso la fine, ma a quanto pare così non è. Gli mortacci. Praticamente io ora ho... Ehi! Vediamo di qui dove vado. Mi devo buttare perché troppi nemici, mamma mia. Chi me l'ha fatto fare? Ho scelto modalità normale. Cioè, figuratevi se io avessi fatto modalità hard. A parte, fra poco chiuderò anche la parte, perché veramente, cioè, altrimenti dura un'eternità. Ecco, sto di qua. Praticamente lì c'è una porta non vista, non visitata. Zompi. E quindi forse dovrei andare tecnicamente di qua. Please, non ti buttare. Perché sto giocando con l'analogico che non mi trovo. Perché? 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 Perché hanno deciso automaticamente che le freccette dovessero sconfigurarsi. Non lo so se succede anche a voi con l'emulatore PSX. A me ogni tanto sì. Però speravo non capitasse... No, qui ci siamo già andati in realtà. Speravo non capitasse durante un gameplay. Ehi. Non è questa stanza, bensì quell'altra di fianco a questa, ok? Purtroppo è anche brutto, in quanto queste mappe, cioè vedete, si illumina soltanto dove noi siamo, ma non c'è tipo una freccettina, un puntino che ci indica la posizione esatta, perché se così fosse io non farei questi, diciamo, imbrogli qui. Più che imbrogli, vabbè, questa perdita di tempo, ecco. Dimmi che ho fatto bene. E vai. Vediamo se sono aperte. Vediamo cosa ci aspetta in questa zona. Perché poi c'erano tutte delle zone incasinate. Verso la fine era sempre più difficile. Da quel poco di ricordo che ho. Cioè, stavate facendo le cose a tre... Passatemi il termine e vi ho disturbato, per questo vi siete arrabbiati e mi state picchiando. Scusate, ma ci voleva, eh. Ehi! Vabbè, lo so che potevo usare il potere, solo che... ci avevi rotto. State facendo gli zozzoni, non ho capito. Passatemi il termine, perché mi hanno fatto incacchiere. Una pozione. Qua c'è qualcosa. No, non esamina un cacchio. Oh, ho trovato un oggetto segreto. Segreto. Che stanza però, wow. Ok, tutto questo per degli oggetti. Vediamo il resto della stanza cosa c'è.
Comunque abbiamo trovato un orb. Vorrei ricordarsi quella parte con lei là dove era, lol. Veramente tutto incasinato, raghi, ma ormai siete abituati che sono un po' tutta smemorina. Vediamo qui cosa c'è. Ah. Ma mi volete fare incacchiare? E fatemi incacchiare. Sei voluta morire e muori. Pure tu. Siamo diciamo all'enigma del Carillon. E io direi che per questa parte può bastare, perché veramente mi hanno fatto esaurire, diciamo così, perché stressare, perché comunque abbiamo fatto fuori Carmilla, salvato Leila e poi siamo venuti a prendere anche l'orb verde. Secondo me già ho fatto una parte di 40 minuti a fare tutti gli imbrogli e a perdere come rioga, a perdere, diciamo, il senso d'orientamento, e per cui direi che per questa partozza veramente può bastare. Spero che vi sia piaciuta. Un polliciotto in su come di incoraggiamento, che non fa mai male, soprattutto per questa serie che va così e così. Ringrazio come sempre tutti coloro che sono sempre presenti e costanti nei miei video, e vi invito quindi al prossimo episodiozzo, e vi invito a ricordarvi che io non ci sono per un po' di tempo, non tantissimo, però per un paio di settimane circa, motivo per il quale se non riesco ad essere costante o non riesco a postare, mi dispiace, ma non avrò tempo purtroppo di stare dietro il canale. Però vi incomincio a registrare questi video, che se riesco a mano ve li, diciamo, editerò, e cercherò comunque di postarli se mi è possibile, altrimenti quando torno vi riempirò di video a go-go. Per questo è quanto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a meno che non l'avete già fatto, di rimanere sempre aggiornati attraverso il link di Facebook che troverete, quindi sulla mia pagina Facebook che troverete nell'info box sotto ad ogni video, e alla prossima. Ciao!